300 riproduzioni artistiche di uno dei volti più famosi del grande affresco della scuola di Atene di Raffaello per aiutare l'ospedale pediatrico di Bangui, nella Repubblica del Centrafrica. È l'iniziativa benefica promossa dalla Segreteria per la Comunicazione dello Stato della Città del Vaticano e dai Musei Vaticani. L'idea prende vita dall'opera che l'artista bulgaro-americano Christoph Vladimirov Yavashev ha ideato come cofanetto per la serie in DVD sui musei prodotta dal Centro Televisivo Vaticano. Quella che doveva essere solo l'involucro del DVD è diventata un'opera d'arte seriale. Il ricavato della vendita all'asta dei 300 cofanetti finanzierà le attività dell'ospedale pediatrico di Bangui. Parla con noi Monsignor Dario Viganò, prefetto della Segreteria per la Comunicazione. Mettere insieme la scuola di Atene di Raffaello con un grande artista contemporaneo come Cristo vuol dire legare, fare un ponte nella storia della cultura, dell'arte, un ponte che ha un arrivo, una focalizzazione, un obiettivo molto preciso che è quello della carità, della solidarietà. E quest'opera viene donata perché il Papa a Natale potrà offrire un aiuto economico all'ospedale di Bangui, laddove appunto il Papa ha aperto la prima porta del giubileo straordinario della misericordia. Quindi un gesto d'arte, un gesto di carità, un gesto di misericordia. La presentazione dell'opera, caratterizzata dal contrasto tra la classicità del ritratto e la modernità del celofan che la avvolge, è avvenuta nella sala di Raffaello dei Musei Vaticani. Il direttore dei musei, Antonio Paolucci. È un evento pop che solo con questo Papa si può capire, no? Fatto cioè che si usi Raffaello per sovvenire un ospedale nel luogo più marginale, più diseredato dell'Africa nera. È un bel esempio, come dico io, di eterogenesi dei fini. Raffaello, che un altro Papa, Giulio II, aveva usato per celebrare la sua persona e la sua chiesa, ora viene usato per sovvenire i più poveri fra i poveri. L'artista ha focalizzato la sua attenzione sugli occhi di una giovane figura maschile, il cugino del Papa Giulio II che posò come modello per l'affresco, che Raffaello ha ritratto accanto ad Aristotele. Lo sguardo del giovane, immobile e profondo, traspare al di là della plastica, come ci spiega l'autore dell'opera, Christo Vladimiro Yavashev. What we do is the work who... Quello che facciamo è fondamentalmente un lavoro in cui uso spesso una pellicola di plastica, completamente trasparente, in modo che quando i lacci si avvicinano alla sua superficie dal retro creano un gioco di maggiore o minore visibilità, perché questa è la caratteristica della plastica. Si vede molto in quella piccola scultura, nel modo in cui ho sistemato lo spago sulla destra, per far vedere il volto molto enigmatico di quel giovane. Non voglio dire chi è, ma è un giovane affascinante. Il modo in cui gli occhi attraversano questo materiale latteo appaiono e scompaiono. Fa quasi desiderare di scartarla per vedere cosa c'è dentro.